Buongiorno a tutti. Mentre aspettiamo le ultime persone che si colleghino, vi chiederei di scrivere in chat se ci sentite correttamente. Perfetto. Grazie per il feedback. Benvenuti. Io sono Alessandra Sessa, Product Marketing Specialist a MeetUp. E sono qui con Cinzia Marini. Ciao a tutti. Oggi parliamo di numeri e di statistiche, come interpretare i numeri e come utilizzare quello che ci viene fornito dalle nostre statistiche per migliorare la nostra strategia. Come vedete, abbiamo inserito questa prima frase che vuole racchiudere un po' tutto il senso di questo webinar e quello che stiamo per raccontarvi. Come detto, io sono Alessandra Sessa e Cinzia Marini è qui con me ed è nostra Business Intelligence Manager e si occuperà di guidarci un po' alla scoperta dei numeri e per farci capire come meglio utilizzarli a nostro vantaggio quando si costruisce una strategia di marketing. Per chi di voi ha già partecipato ai nostri webinar, sa benissimo come sono strutturati, quindi abbiamo 45 minuti di sessione in cui parleremo noi e i 15 minuti finali di domande. Se avete domande mentre parliamo, non fatevi scrupoli, scriveteli in chat. Se riusciamo, le leggiamo e rispondiamo immediatamente, oppure in coda appena terminiamo la sessione. Di cosa parleremo oggi? Come detto, ci concentriamo sui numeri. Quindi, quali numeri è importante guardare? Cioè, quando vado a vedere una pagina statistiche dopo un invio di una comunicazione, quali sono i numeri che effettivamente sono rilevanti? Dove si trovano? Che cosa dicono e con cosa confrontarli? Perché spesso non è semplice, si vede un numero e non si sa il rapporto a che cosa o perché è importante. E come dobbiamo usarli per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, magari a monte, prima di iniziare una strategia di email marketing? Infine, il benchmark di mercato, che è presente in piattaforma ed è molto utile. Ecco perché spesso quando viene avviata una piattaforma si chiede il perché, qual è il settore in cui si opera. E tanti altri spunti che Cinzia ci darà a breve. Una breve introduzione, noi siamo parte di MailUp. MailUp è la soluzione più scelta in Italia per il marketing via email, SMS e a breve Message Gaps. Abbiamo più di 10.000 clienti e abbiamo un know-how che è di 15 anni e quindi ci permette di essere sempre leader di mercato e poter aiutare i nostri clienti nel caso di necessità. Tant'è che durante questa sessione vi chiederemo spesso di scriverci in chat se volete essere ricontattati, se avete bisogno di aiuto da parte nostra e passeremo poi la palla ai nostri esperti internamente per poi seguirvi nel caso di necessità specifiche. Una presenza internazionale, quindi nelle sedi italiane sono Milano e Cremona, ma abbiamo anche altre sedi sparse per il mondo, come potete vedere dalla slide. Questi sono un po' i nostri clienti, ma non ci soffermiamo perché arriviamo subito all'argomento di questo webinar. Lascio la parola a Cinzia che ci spiegherà meglio come interpretare i numeri. Perfetto. Allora, sostanzialmente noi abbiamo a disposizione tanti indicatori, sia a livello mail che a livello di performance offline, per andare a capire come l'utente interagisce con le nostre comunicazioni. Sostanzialmente i tracciamenti vengono condotti per quello che riguarda gli indicatori, diciamo, di email che stanno dentro la piattaforma MailUp direttamente alla piattaforma e ci forniscono sia dati che trend. Che sono disponibili per l'autofruizione. Il fatto che siano disponibili non vuol dire che siamo in grado magari di capirne appieno sia i significati che le indicazioni che questi ci forniscono. Per cui altro non faremo che fare una carrellata, diciamo, e un insight per ognuna delle KPI, diciamo, più importanti per capire e contestualizzare a che cosa servono e come leggere per ovviare eventualmente a delle difficoltà che magari andiamo a riscontrare. Qui ne citiamo alcune, le aperture, i click, disiscrizioni, bounce, CTRR, ma poi in realtà le analizzeremo una a una per capirne l'impatto.
Allora, innanzitutto il primo step del funnel che le nostre comunicazioni in qualche modo subiscono è il recapito. Sostanzialmente la prima domanda che dobbiamo porci è: ma io recapito come vorrei? Cioè, a fronte del mio database di destinatari, che magari consta di innumerevoli destinatari, ma le mie comunicazioni vengono recapitate? Cioè, finiscono in inbox o finiscono in spam? Il mio database di destinatari è in buona salute? Se ho dei non recapiti, di che natura sono? Insomma, sono tutte domande che in qualche modo ci attanagliano, perché se noi inviamo a 10.000, ma poi recapitiamo a 7.000, ci perdiamo magari 3.000 destinatari che potrebbero essere interessanti. Sostanzialmente il recapito viene misurato attraverso la percentuale di recapito, che altro non è che la percentuale di email che sono state recapitate ai destinatari rispetto alla totalità di quelle che sono state inviate. Quindi sostanzialmente decurtiamo dalle email inviate quelle che hanno subito un bounce. Subito un bounce vuol dire che l'email non è stata recapitata. Il tipo di errore che ha restituito ci dà un'indicazione della tipologia di rimbalzo che la nostra mail ha subito. Sostanzialmente abbiamo due tipi di bounce che sono caratterizzati dalla permanenza o meno dell'errore restituito. Ci sono i bounce chiamati hard, che sono sostanzialmente permanenti e quindi non si modificano nel tempo, sono così e rimarranno tali. Per esempio, se io invio un'email a una casella che non esiste, quello è un tipo di bounce che è permanente. Se io invio a una casella email che è stata dismessa, quel tipo di bounce è permanente. Diversi invece sono i soft bounce, che hanno una caratteristica transitoria, ovvero restituiscono un errore, ma poi potrebbero rientrare. Ne abbiamo di differenti tipi. Diciamo che fra quelli principali abbiamo una casella piena. Io sto spedendo un destinatario che non fa pulizia, alla casella piena, piuttosto che sto spedendo a qualcuno che ha un limite sulla dimensione dell'email, mi restituisce un errore se ho superato questo limite di pesantezza del messaggio, piuttosto che è proprio la risoluzione del DNS che ha dato qualche problema, per cui il server email è magari in quel momento indisponibile, ci torna errore. Questi tipi di errori possono capitare anche nel caso in cui siano impostati degli autoresponditori. Quindi sono errori che comunque tracciamo e vengono conteggiati, ma che sono soft perché potrebbero rientrare. Faccio una domanda che ci scrive Carla. Qual è la percentuale fisiologica di errori? Cioè, c'è un numero dopo cui dobbiamo preoccuparci? Sì, allora, sostanzialmente grazie al lavoro incessante di Deliverability come MailUp abbiamo una percentuale di recapito che praticamente è oltre il 99%, per cui diciamo che la percentuale di bounce dovrebbe essere sotto l'1%. È ovvio che va comunque valutato se è il caso della prima importazione, se il database magari è un po' age, per cui vanno fatte alcune pulizie. Fra l'altro noi offriamo servizi insomma, di valutazione e anche di onboarding se per caso dovesse servire. Comunque diciamo che in media, e sono dati che ormai sono stabili da qualche anno, abbiamo una percentuale del recapito del 99%, quindi molto molto buono. E ovviamente dovete tararvi su questo che è il nostro riferimento. Allora, l'altra questione è, al di là dei bounce, lo spauracchio di chiunque è finire spam. E il finire spam dipende diciamo, da una serie di valutazioni che vengono fatte dai vari provider e diciamo che abbiamo dei modi e degli strumenti per fare delle valutazioni. Fra l'altro uno disponibile in piattaforma molto molto utile, ma ce ne sono anche degli altri. Diciamo che attraverso dei software anti-spam come Spam Assassin abbiamo la possibilità di avere un punteggio della nostra comunicazione. Questo punteggio è dato da un mix di varie
informazioni, la frequenza di certe parole, la combinazione di certe parole, la valutazione sui DMS e alcune valutazioni aggiuntive che praticamente altro non fanno che fornire un punteggio alla nostra email e diciamo se la soglia è data da 5 e se il punteggio supera questa soglia, se il messaggio supera questo punteggio, sostanzialmente c'è una buona probabilità di finire nello spam, per cui assolutamente va valutato il messaggio che stiamo per inviare. Diciamo che è buona pratica tenere sempre sotto controllo il punteggio di spam dei propri messaggi e assicurarsi che se c'è un punteggio alto, di fare le modifiche che sono utili per rientrare sotto la soglia d'allarme. Diciamo che in piattaforma questo c'è un controllo automatico che consente di parsare i nostri contenuti e che evidenzia i fattori critici principali proprio per mettervi in condizione di andare a mettervi a porvi rimedio per tempo. Sappiamo però che può essere che qualcuno anche con altri fornitori abbia avuto dei problemi di recapito, che abbia il dubbio che le proprie comunicazioni finiscono in spam e che magari non sia proprio convinto e sicuro della salute del proprio database. Insomma, noi abbiamo all'interno veramente i massimi esperti in questo ambito. Se siete interessati a materiale o consulenza attiva, potete scrivere in chat SOS Delivery e avremo modo di ricontattarvi per dare supporto che serve. Abbiamo visto sostanzialmente il primo step, cioè il primo decadimento che abbiamo col recapito. Una volta recapitata l'email, però, i nostri destinatari fruiscono le nostre mail, aprono le comunicazioni. Con quanti lettori sono riuscito a parlare? Quante volte riaprono la mia comunicazione? Per noi abbiamo per scontato che la fruizione sia unica, ma non è così, soprattutto negli ultimi tempi in cui anche la molteplicità di device con cui si fruisce le mail sono differenti, per cui magari ci sono delle aperture multiple. E poi soprattutto l'evidenza sul messaggio singolo magari ci dice che abbiamo un'apertura di un certo tipo, ma se noi mandiamo comunicazioni che sono periodiche, mensili, il trend di aperture è positivo o negativo? Cioè, sto sempre di più interessando i miei destinatari o li sto perdendo piano piano? Perché ovviamente il trend ci dà questo tipo di informazione, che non è puntuale sul messaggio, ma è nel tempo. E poi soprattutto, ma con chi mi devo confrontare? Con quelli che fanno il mio lavoro, che hanno il mio modello di business, fanno le mie comunicazioni. Io faccio meglio o peggio rispetto agli altri competitor? Allora, innanzitutto ricordiamoci, tasso di apertura ha sostanzialmente due metriche fondamentali. L'open rate è diciamo, il totale delle aperture rispetto ai recapiti. Aperture che possono essere multiple, ovvero se Cinzia Marini riceve il messaggio e lo apre 5 volte, l'apertura è il totale delle aperture che io ho effettuato è 5, fratto il recapito, che nel mio caso è 1. Quindi possiamo in teoria avere anche una percentuale di open rate più alto del 100%, perché se paradossalmente mi aprissero tutti e più volte, io posso avere un open rate maggiore del 100%. Se invece vado a vedere quanti destinatari sono riusciti in qualche modo a raggiungere e diciamo in qualche modo a pensare che abbiano fruito la mia mail, ragiono sulle aperture uniche, perché Cinzia Marini conta uno, è un destinatario, quindi è un'apertura su un recapito 100%. Tra l'altro abbiamo posizionato sulla destra un'immagine che per quanto ci riguarda è veramente interessante, che è la fruizione distribuita nel tempo dei nostri utenti della nostra comunicazione. Di solito si presume che ti invio l'email e tu la fruisci il giorno stesso, appena la ricevi la leggi e poi magari fai quello che ti abbiamo chiesto. In realtà spessissimo l'andamento è vero che presenta un picco iniziale e poi un brusco decadimento che poi porta quasi a un azzeramento delle aperture, però a volte i nostri destinatari ci stupiscono perché hanno dei flussi di aperture ripetute, magari un picco iniziale, poi magari passa una settimana e ci sono dei picchi, un altro picco,
E questo sostanzialmente potrebbe essere dovuto al tipo di contenuto che diamo. Se la call to action non ha delle tempistiche di urgenza, può essere che se la mia offerta vale una settimana, qualcuno magari non abbia bisogno, legga e poi nel momento in cui dice pianifico e la riapro fra un po', piuttosto che comunicazioni che hanno un carattere di stagionalità. Io nella mia comunicazione ho messo il link a un PDF importante che è un listino che io uso tutti i lunedì, magari rivado un po' di mail per trovare il link del PDF che mi interessa. Per cui diciamo questo ci dà anche veramente una visione temporale di quando è la fruizione e potrebbe stupirci. Perché a volte magari una comunicazione mandata di sabato viene fruita lunedì e potrebbe dirci determinate cose. Quindi mi raccomando, questo è un trend che per curiosità dovrebbe essere sotto controllo, dovreste conoscere le persone a cui vi state rivolgendo e la loro modalità di fruizione. Katia e Maria Lisa chiedono entrambe se c'è un tasso di apertura medio da tenere in considerazione che può essere un buon valore. E la risposta è no, nel senso che un tasso di apertura medio, per come è costruito, senza tener conto del business, del tipo di comunicazione e del tipo di destinatario, non ha senso. Io non posso dare una percentuale che vale, che ne so, per il travel B2C che fa Dem e la newsletter della casa editrice. Che si rivolge magari alle aziende. Trovate dei riferimenti molto utili, secondo me, nell'osservatorio, che fra l'altro vedrà, speriamo, nuova edizione a breve, e che vi dà la possibilità di confrontarvi, mi raccomando, col vostro settore, con il vostro tipo di business B2C o B2B e con il tipo di comunicazione. Per cui anche in piattaforma, e questo ve lo dico perché per noi è preziosissimo, ma altrettanto lo è per voi, dovreste configurare le liste, gli ambienti che avete quando vi si chiede di classificare l'ambiente e mettere in modo corretto il settore, l'e-commerce, il tipo di business, il tipo di comunicazione, perché già in piattaforma trovate riferimenti, alcuni riferimenti a cui che vi possono dare un po' il posto della situazione. È ovvio che nell'osservatorio questo vedrà un dettaglio molto maggiore. Sostanzialmente, ma come avviene il tracciamento di queste aperture? Perché a volte sembra una cosa magica, cioè uno fruisce di mail e noi sappiamo. Sostanzialmente, altro non viene fatto che un download di un'immagine trasparente, di un pixel per un pixel. Quindi, quando il destinatario downloada questa immagine, nell'apertura del messaggio, noi diciamo che l'ha aperto e quindi visualizzato. È ovvio che ci potrebbe essere qualcuno che ha il client di posta che blocca le immagini. Quindi in questo caso presumiamo una serie di aperture e abbiamo degli indicatori che ci consentono di andare a rilevarle. Per esempio, se io ho il client che mi blocca le immagini, ma ho un click, se ho un click, decisamente l'immagine è stata aperta. E quindi anche il motivo per cui in piattaforma vi trovate le aperture con immagini e senza immagini. Quelle con le immagini sono quelle che hanno in qualche modo visto il download del pixel. Quelle senza immagini sono quelle stimate e presunte. Come influenzare il tasso di apertura? Sostanzialmente noi vorremmo essere fruiti dalla totalità dei nostri destinatari a cui abbiamo recapitato. Quello che si sa, e vabbè, questa è un'informazione abbastanza consolidata, è che spesso a pilotare in modo veramente preponderante nell'apertura è l'oggetto. Il 35% dei destinatari apre solo basandosi sull'oggetto, quindi questo è il motivo per cui l'oggetto per noi è fondamentale. Però, pur essendo comunque avendo un peso così importante l'oggetto, c'è anche il preheader che gioca un ruolo fondamentale. Altro non è che la descrizione che trovate sotto l'oggetto, che in qualche modo, soprattutto da mobile, ci consente di andare ad anticipare un po' i contenuti della nostra email e in qualche modo già iniziare l'engagement del destinatario. Quindi questo cosa significa? Che il preheader non è l'ultima cosa che scriviamo. Perché dobbiamo metterla, ma la stesura di copy del preheader è importante tanto quanto l'oggetto e il messaggio. Quindi massima attenzione. Una cosa che diciamo,
caldeggiamo molto la coerenza fra l'oggetto e il contenuto, ma non per altro, perché se accattiviamo il destinatario, poi lo portiamo sul contenuto che non c'entra niente rispetto all'oggetto, abbiamo ottenuto un'apertura, ma facilmente non avremo il click. Quindi, diciamo, questa coerenza è fondamentale. In più, abbiamo la possibilità in piattaforma di avere la possibilità di fare A/B testing sull'open rate, e questo vi consente, magari modificando l'oggetto, di avere delle performance di apertura totalmente differenti. In più, anche questa è una verità che ormai è diffusa e risaputa, la sensazione di avere una comunicazione che arriva a me e arriva a tanti altri in modo assolutamente anonimo e spersonalizzato è disastrosa, perché in qualche modo non mi sento capito e non sento che chi mi scrive ha capito cosa voglio. Quindi la personalizzazione è importantissima. In più, il fatto di poter chiamare per nome l'interlocutore in qualche modo già accorcia le distanze, tant'è che alcune valutazioni hanno visto, alcune analisi hanno portato a capire che nel momento in cui io parlo per nome, ovviamente se il nome lo so, perché se il nome lo so così così e la mia base di dati non è proprio pulita, è inutile che chiami con un nome che magari non è quello. Però nel momento in cui abbiamo l'informazione, ovviamente parlare direttamente alla persona fa sì che le aperture possano aumentare del quasi 17% relativo, ovviamente. E quindi, diciamo, questa personalizzazione inserendo il nome del destinatario potrebbe essere una buona modalità. In più, l'oggetto. L'oggetto abbiamo visto che funziona un oggetto breve sotto i 40 caratteri o un oggetto super lungo. Sostanzialmente la via di mezzo 40-80 caratteri è quella più penalizzata a livello di open rate medio, si sta parlando ovviamente di valutazioni medie. E le motivazioni sono abbastanza comprensibili, cioè la sintesi che premia oppure la specificità laddove quella specificità lì mi dà un valore aggiunto. Nel momento in cui semplicemente sto sbrodolando l'oggetto non do valore, però se do dei riferimenti tali per cui mi rendo riconoscibile, allora è interessante. Tipo le transazionali spesso hanno degli oggetti molto lunghi, magari con riferimenti dell'ordine, con tutta una serie di informazioni che consentono la riconoscibilità del contenuto. È ovvio che se pensiamo a mobile e le fruizioni da mobile sono sempre più ampie, dovremmo andare sul breve e quindi stare sotto i 60-40 caratteri. Quindi privilegiare l'oggetto corto, sintetico, ma essenziale. In più, come si diceva prima, la comunicazione che va bene a tutti non va bene a nessuno. Quindi se personalizzo il contenuto, quindi se uso campi dinamici, se do un contenuto specifico a chi è interessato in un ambito specifico, ho una possibilità di incrementare sia l'open rate che il click tantissimo. Questo è anche il motivo per cui noi caldeggiamo delle basi di dati profilate, cioè non basta avere un elenco di mail e un elenco di nominativi dei destinatari. C'è la possibilità di importare in piattaforma tante informazioni e di poter segmentare la nostra base di dati per mandare la comunicazione giusta alla persona che è interessata, dà un vantaggio incredibile. E in effetti fa sì che il funnel che porta al click o all'azione si allarghi tantissimo, quindi non ho le perdite in recapito, in apertura, in click, ma ottimizzo le mie performance. Cosa dobbiamo fare sostanzialmente per alzare il tasso di apertura? Qui sono solo alcune delle cose che possiamo fare, però personalizzare l'oggetto l'abbiamo visto, fare A/B testing, perché soprattutto sull'open rate può portarci un innalzamento delle performance notevole, usare parole magiche che poi vabbè, qui abbiamo citato consegna gratuita, ma è solo una delle leve su cui si può fare, utilizzare per ottenere delle percentuali più alte di recapito.
una è la leva commerciale, l'altra è una leva di urgenza. Comunque, poi voi che avete polso del vostro business sapete sicuramente le leve su cui andare a insistere per ottenere l'interesse dei destinatari. Non aggiungere mai forward o reply all'interno dell'oggetto, ma questo è evidente, è utilizzare i simboli Unicode perché sono universalmente riconosciuti e soprattutto non essere mai generico. Pensate a voi stessi, una comunicazione generica non ha nessun senso. Quindi siate puntuali, siate precisi, segmentate e profilate, questo è il segreto. Edoardo chiede come è possibile inserire i campi dinamici nell'oggetto. Basta inserire i campi anagrafici tra parentesi quadre, quindi se è segnato il campo anagrafico nome, tra le parentesi quadre si inserisce nome e al momento dell'invio la piattaforma recupera il nome. Così si può fare anche per gli altri campi anagrafici. Quindi questo è come inserire il nome, un campo dinamico nell'oggetto. Invece rispondo anche a Stefania che ci chiede come si fa a testare l'efficacia dell'oggetto, l'A/B test. L'A/B test sicuramente è la risposta. Come si fa a fare l'A/B test? Si creano due messaggi. Probabilmente si crea un messaggio se è solo sull'oggetto il test, consigliamo di fare il test su una cosa, si duplica il messaggio e si cambia l'oggetto e il preheader eventualmente e poi si va in i messaggi email A/B test. E lì si può fare un A/B test scegliendo la percentuale che deve stare sotto al 100% chiaramente e si sceglie si vuole inviare automaticamente o manualmente all'email vincente. E quindi si selezionano le due email, si seleziona la percentuale su cui fare il test e la percentuale è rispetto al campione del segmento selezionato per l'invio. Dopodiché, se si è scelto di mandare che la piattaforma mandi automaticamente, alla fine del test manda automaticamente l'email che ha registrato più clic o più aperture in base a cosa avete messo come risultato, Quindi, come criterio esatto. ovviamente lavorate anche sul preheader perché influisce sui tassi di apertura, soprattutto a mobile, vi consente di rafforzare l'oggetto che da mobile spesso viene tagliato e può, come dicevamo prima, anticipare i contenuti più rilevanti alla comunicazione. Mi raccomando, anticiparli senza esaurirli, altrimenti non l'aprono. Se anche in questo caso sulla parte di apertura e lettori sentite che le vostre performance potrebbero essere migliorate e che magari il numero di destinatari a cui arrivate non è quello che vi sareste aspettati, potete scrivere SOS Open Rate in modo tale da contestualizzare la vostra, diciamo, difficoltà o curiosità in modo tale che anche in questo caso possa esserci un ricontatto, eventualmente un aiuto a migliorare le vostre performance. Il click, quindi abbiamo visto recapito, abbiamo visto aperture, cioè si sta assottigliando il numero di quelli che devono fare l'azione, abbiamo il click, cioè chi reagisce ai contenuti facendo un click, sostanzialmente quanti click ha ottenuto la mia comunicazione, che cosa hanno cliccato, perché magari ci sono più call to action all'interno della comunicazione. E eventualmente dopo il click magari hanno comprato, si sono iscritti, hanno fatto quello che insomma gli ho chiesto di fare. Quindi quanti cliccatori ho in qualche modo ho ottenuto, entro quanto dall'invio cliccano, perché noi davamo per scontato che uno arriva l'email, la legge e poi clicca istantaneamente, anche qui potrebbe stupirci l'andamento temporale dei nostri click, il trend, per cui la visione sul singolo messaggio è sempre singola, quindi è una fotografia istantanea di un evento, ma se noi abbiamo tanti eventi dobbiamo misurare se stiamo migliorando o peggiorando e soprattutto se facciamo delle modifiche, se queste in qualche modo impattano su, come avremmo voluto su le nostre performance e in più il confronto con il settore, modello di business e la comunicazione. Allora, anche qui le metriche sono due, il CTR, che sono i click totali rispetto ai recapiti, che esattamente come l'apertura ha un carattere di molteplicità, se io clicco 3 volte sono 3 click, e quindi il CTR rappresenta la totalità dei click, quindi non il numero di cliccatori, mentre la percentuale di cliccatori è proprio il numero di chi ha cliccato rispetto al totale dei recapiti. Ovviamente nel caso di click è molto improbabile avere delle percentuali superiori al 100%, perché ovviamente è la caduta quella più importante,
del fan. Quello che vediamo anche in questo caso è che l'andamento temporale potrebbe dirci delle cose particolari, ovvero che magari a distanza di 5 giorni c'è un micropicco di persone che magari rispondono o fanno quello che gli hanno chiesto di fare. Sostanzialmente in piattaforma abbiamo la possibilità di vedere cosa è stato cliccato, quindi sia il valore assoluto che la distribuzione in percentuale del numero di click, e questo può darci tanti riferimenti su come è stata costruita e dove è stata posizionata la call to action. Perché a volte magari la fruizione si ferma in alto, a volte distribuiamo su troppi click l'attenzione del lettore. Insomma, possiamo fare delle valutazioni proprio riguardo anche alle call to action, al layout che ho impostato. Sostanzialmente il tasso di click è influenzato dai contenuti, quindi la parte di copia è fondamentale, dalle immagini, quindi la parte art, dal tipo di template, per cui la UX e anche il fatto che sia responsive o meno, cioè sia fruibile con i vari device, e dalle call to action. Cioè, io sto chiedendo a un fruitore, quindi a un lettore, di fare qualcosa. Questa call to action è fondamentale. A volte troviamo che c'è un'incoerenza fra il contenuto proposto e la call to action. E questo vuol dire che non siamo riusciti a finalizzare. Abbiamo fatto un'ottima azione, ma non abbiamo fatto gol, perché se la call to action non è quella giusta e magari diciamo compra subito, quando in realtà non l'abbiamo ancora ingaggiato sufficiente per comprare, o diamo una cosa troppo generica del scopri di più, ma in realtà non ti abbiamo interessato, non ti abbiamo colpito, allora abbiamo perso un po' terreno, nonostante magari lo sforzo fatto sia anche stato ingente. Sostanzialmente, anche sui click la personalizzazione della comunicazione è fondamentale, quindi vale tutto quello che dicevamo prima per l'oggetto. Se diamo ai destinatari giusti una comunicazione personalizzata, abbiamo fatto veramente gol. In più, ribadisco, perché non è per niente scontata la coerenza fra oggetto e contenuto della mail. La questione della personalizzazione, quindi la clusterizzazione dei destinatari, sostanzialmente io dovrei avere destinatari profilati, clusterizzarli, quindi dividerli in segmenti che a me per il mio business sono utili per andare a dire una cosa personalizzata a ciascuno di questi, e i contenuti personalizzati per parlare con questi cluster di destinatari. Un'altra cosa scontata ma non scontatissima è non inesaurire il messaggio nell'email. Cioè, se io voglio un click e ti dico tutto quello che ti interessa sapere nell'email, perché dovresti cliccare? Cioè, per magari finire in una sezione in cui ti ridico quello che ti ho già detto nell'email. Questo è uno degli errori, diciamo, frequenti. Ti ho già detto tutto e ti chiedo di fare qualcosa. Questo non funziona. Poi, poche call to action chiare e ben posizionate, questo vale come per tutto il resto, come per i concetti messi su una web page o su una pagina di un giornale. Cioè, non possiamo focalizzare la nostra attenzione su troppe informazioni o troppe call to action. Devono essere chiare e ben posizionate, in modo tale che io ci possa cliccare sopra. Il template noi consigliamo che sia responsive, e anche la questione adattiva nel tempo ha perso un po' di terreno rispetto al responsive, perché in effetti ridistribuire i contenuti all'interno del template, ottimizzandoli per il device di fruizione, è fondamentale, soprattutto magari in caso di advertising in cui ci stiamo proponendo i prodotti che si devono vedere bene, i contenuti, il prezzo, insomma, dobbiamo essere bravi. E in più, anche qui la piattaforma MailUp ricchissima offre la possibilità di fare ABTS sul click, per cui non solo posso andare a vedere come si comportano i destinatari con oggetti diversi, quindi spingendo aperture diverse, ma anche sui click, cioè variando magari cose che stanno all'interno del contenuto. Allora, quindi sostanzialmente A/B test. Comunque l'incremento nell'uso di A/B test è stato palpabile negli ultimi anni, ma possiamo fare assolutamente meglio. Mi raccomando, profilate i database, segmentate i destinatari e inviate comunicazioni personalizzate ai destinatari segmentati. Sì, Andrea chiede se c'è una dimensione minima del database a cui mandare l'A/B test affinché sia attendibile.
Allora, in realtà la piattaforma non consente di scendere sotto il 5%, entrando direttamente in A/B test è settata sul 20%, che è la quantità che noi consigliamo, nel senso che è una buona porzione, una buona percentuale del database che consente di selezionare il vincitore e di comunque mandare la vincente sull'altra porzione in modo da avere dei risultati validi. Sì, poi ovviamente più avete dei database corposi, più le percentuali magari possono un pelino essere modificate, più avete dei database ridotti, se stiamo parlando di 100 destinatarie, ovviamente il 20% sono unità e un evento di vittoria potrebbe essere frutto del caso, perché già solo qualche apertura in più che può essere assolutamente casuale può spostare la performance migliore magari sul messaggio che di per sé non avrebbe le performance migliori. Reattività, questa è una domanda che ci poniamo spesso, ma quanto sono reattivi i nostri destinatari? E sostanzialmente vuol dire, sulla base di quelli che mi hanno fruito, quanti hanno poi fatto quello che gli avevo chiesto? Quanti interagiscono col contenuto? Sono sempre gli stessi? E anche qui sto migliorando, peggiorando il confronto con i miei competitor, se buono è cattivo. Questo indicatore della reattività è spesso un mal considerato, un po' perché si chiama CTOR, che è un po' distanziante, mi rendo conto, non è un indicatore che ha un nome bellissimo, ma sostanzialmente se invece di considerare CTOR lo chiamate reattività, la cosa diventa molto più comprensibile e altro non fa che misurare il numero di chi ha cliccato rispetto a chi ha letto, sostanzialmente chi abbiamo condotto l'azione rispetto a quelli che hanno fruito la nostra comunicazione. E quindi è una metrica preziosissima, infatti dovremmo metterla gigante, perché vuol dire quanto siamo stati bravi a far interagire i nostri lettori con il nostro contenuto. Qui abbiamo esaurito la parte di click e di reattività, anche su questo se avete magari concretizzate bene con la parte di aperture, ma invece fate più fatica sulla finalizzazione, quindi sul click, e quindi magari avete anche della reattività bassa dei destinatari, o non sapete come segmentare il database, come clusterizzarli, che tipo di profilazione fare, quali sono le metriche corrette, anche lì noi siamo veramente abituati a fare questo tipo di analisi, per cui possiamo darvi un supporto importante. E anche qui con SOS Click, ma vedo che già tanti di voi hanno scritto, possiamo darvi un supporto attivo. Poi, per quanto riguarda un altro indicatore che comunque dovrebbe essere sempre sotto controllo è il tasso di disiscrizione, quindi la percentuale dei disiscritti rispetto al totale delle mail recapitate. Sostanzialmente abbiamo due tipi di disiscritti, quelli volontari, cioè quelli che hanno cliccato per disiscriversi, e quelli che sono frutto di errori permanenti e che quindi la piattaforma va a filtrare in automatico perché sa che sono destinatari non raggiungibili e che quindi non ha senso continuare a mandare comunicazione per poi magari essere penalizzati anche come casi di invio. Sostanzialmente il tasso di disiscrizione non deve essere sempre abbondantemente sotto l'1% e abbiamo detto l'1%, ma in realtà dovrebbe essere sotto lo 0,8%. Siamo stati buoni. In più, perché dobbiamo tenerlo controllato di disiscrizione? Perché il numero di disiscritti dovrebbe essere sempre meno dei nuovi iscritti, pena l'invecchiamento del database. Cioè, se abbiamo pochi iscritti nuovi e tanti disiscritti, quello che rimane progressivamente è sempre più vecchio. Quindi, e poi un tasso di iscritti molto alto, soprattutto volontario, è indicatore di comunicazioni che magari non sono interessanti. Sono mandate a una calendarizzazione non corretta. E infatti, per andare a porvi rimedio e quindi influenzare il tasso di iscrizione, sostanzialmente nel caso in cui questo salga o presenti dei picchi, possiamo innanzitutto rivalutare la frequenza di invio delle comunicazioni, perché se il livello di pressione sul destinatario è troppo alto, ovviamente la disiscrizione è molto probabile come evento. E quindi possiamo o ritirare noi direttamente la calendarizzazione dei messaggi, oppure possiamo chiedere addirittura al destinatario di darci le sue preferenze sia sui contenuti che sulla frequenza di comunicazione. D'altro canto, il
I contenuti generici sono mortali, cioè se sto mandando una comunicazione che non ha una personalità e non ha l'interesse del destinatario, questo ovviamente fa sì che ci sia un progressivo disamore e poi una disiscrizione. In più, l'equilibrio fra della composizione del messaggio è importantissimo. Testi infiniti, senza immagini o solo immagini, senza una parte di call to action o contenuto, fanno sì che magari non ci sia l'attenzione dovuta al contenuto e magari poi si generi un fastidio. In più, quello che vi consigliamo è, nel momento in cui ci sono evidenze specifiche, di fare test per andare a modificare e a correggere la situazione di malcontento. Nei test, mi raccomando, per renderli efficaci, modificate una cosa alla volta. Era il concetto che ha detto Alessandra giustamente negli A/B test, ma vale per tutto. Se io ho la sensazione che qualcosa non vada e voglio modificare le mie performance, vado a cambiare una cosa alla volta per capire se quell'intervento lì è efficace o meno e quanto è efficace. Se io faccio più interventi, poi non so attribuire ai singoli interventi il peso della loro importanza. Quindi mi raccomando, un intervento alla volta. Per rimanere su queste linee guida che mi hanno dato sulla disiscrizione, Carmen chiede se c'è modo di recuperare chi si disiscrive. Beh, in generale noi diciamo di no, perché chi si è disiscritto ha espresso una volontà, quindi da un lato ricontattarli è solo controproducente, poi adesso che siamo in ambito GDPR non si può fare, ha espresso di non essere ricontattato e quindi no. Quello che si può fare è fare campagne che non sono legate all'email marketing e cercare di ingaggiarli su altri canali che possono essere social o eventi fisici, però tramite email è sconsigliatissimo. Sì. Quindi ovviamente nel momento in cui per caso vi trovaste dei valori nulli di disiscrizione o siete stati bravissimi, cosa che può essere, ma può essere che magari disiscrizione o non ci sia, malissimo, oppure che non funzioni correttamente. In entrambi i casi, mi raccomando, se trovate i valori zero, valutate il perché. Sostanzialmente qui si vede come in piattaforma abbiamo la possibilità di avere una disiscrizione con un clic, con la conferma, per cui con il doppio clic, o con la possibilità di andare a specificare, quindi a gestire il profilo di invio, in modo tale che non sia magari una disiscrizione completa, ma sia un momento opportuno per chiedere delle preferenze sia sulla frequenza di invio che sui contenuti di interesse. Noi consigliamo di non utilizzare la disiscrizione con un clic perché può avvenire per errore, cioè semplicemente cliccando sulla parola disiscrizione può succedere da mobile facendo uno scroll down, se si clicca su disiscrizione e c'è attiva la prima opzione viene disiscritto automaticamente. Quindi consigliamo almeno di mettere una disiscrizione con conferma così gli viene chiesto ulteriormente. Dopodiché le altre opzioni sono più avanzate, possono essere utilizzate nel caso in cui magari una persona è impegnata per determinati mesi e non vuole ricevere comunicazioni da parte vostra nel mese di luglio perché è impegnatissimo. In quel caso può decidere di fare uno stop oppure ottenere solo comunicazioni di un certo tipo. Ovviamente, mi raccomando, tenete sempre presente il device attraverso cui i vostri fruitori vi leggono o vi fruiscono quello che abbiamo messo in quella torta. In realtà non è così per tutti, anzi la maggior parte di voi hanno una fruizione che è al 50% mobile, al 50% desktop, per cui soprattutto nel caso del B2C. Quindi mi raccomando, se state scegliendo di non usare un template responsive, sappiate che magari il 50% di quelli che vi fruiscono avrà una visione distorta dei vostri contenuti. Quindi, noi consigliamo sempre, che i template siano responsive, quindi che i contenuti della comunicazione si riadattino sulla base del device. Ovviamente in piattaforma trovate tutte le informazioni del caso e se non avete il polso della situazione, poi mi raccomando, va controllato anche nel tempo perché ovviamente il comportamento dei destinatari cambia. Voi magari fate email marketing da anni, ma il comportamento dei vostri destinatari è cambiato negli ultimi 6 mesi, quindi è un check da fare costantemente.
In più, per quanto riguarda la parte di confronto delle proprie performance rispetto al settore, comunicazione, modello di business, ne accennavamo prima, sostanzialmente in piattaforma avete i riferimenti per confrontare, il tasso di penetrazione. Questo è il funnel che abbiamo descritto fino adesso, cioè la parte di invii, la percentuale di recapito, la percentuale di chi ha letto e dei cliccatori. Quindi abbiamo il recapito, la percentuale di lettori, la percentuale di cliccatori, e avete la possibilità di confrontarvi col settore e con un indice globale che però per noi ha veramente meno senso, perché ovviamente se vado a confrontarmi con una media che non è, in qualche modo non mi rappresenta, sicuramente troverò delle distorsioni. Per quanto riguarda la valutazione, qui andiamo velocissimi perché siamo già in ritardissimo. Lo stato di salute del mio database vi trovate anche sempre in piattaforma, questo spaccato che è veramente importantissimo e vi consente di andare a distribuire la vostra base di dati fra i molto attivi, gli attivi, gli inattivi, gli abusi, i disiscritti, i non validi, i sospesi, gli errori. Ognuna di queste informazioni vi consente di andare a capire che eventualmente interventi fare, perché viene da dire, con una percentuale di inattivi molto alta, probabilmente andrebbe fatto un bel repulisto dei destinatari. È inutile che continui a mandare comunicazioni sostanzialmente a disinteressati. Faccio un repulisti, ottengo le stesse performance, ma infastidisco meno persone. Abbiamo anche la possibilità di avere degli indicatori al di fuori della piattaforma MailUp e quindi del mondo email marketing. Sostanzialmente, se noi al lato di un click portiamo su un sito web, per esempio, o su un e-commerce, noi abbiamo la possibilità di inserire in modalità automatica gli UTM, che sono queste informazioni che consentono di passare a Google Analytics, che voi avete ovviamente impostato sul vostro sito, il riferimento che quel tipo di fruizione sul web arriva dall'email, e potete andare a misurare, che ne so, le conversioni, gli acquisti, le iscrizioni e tutto direttamente da Analytics. Quindi da un'altra piattaforma. Noi lo caldeggiamo, anche perché finalizzare il click non è la fine del nostro funnel. La fine del nostro funnel è che poi oltre il click facciano quello che vogliamo che facciano, quindi che comprino, che si iscrivano, che si registrino, che fruiscano i messaggi del nostro blog, insomma, che facciano quello che ci interessa, per il nostro business. Ecco, sul tasso di conversione. Anche qui a volte ci troviamo a dire delle cose che sembrano banali, però noi quando mandiamo una comunicazione dobbiamo avere chiarissimo l'obiettivo che vogliamo portarci a casa da quel tipo di comunicazione. Non è solo perché lo devo fare, perché l'abbiamo sempre fatto. Quale obiettivo voglio avere? Che ritorno di investimento voglio avere da questa comunicazione? E quindi andare anche a fissarlo per punti, cioè voglio che completino un acquisto e che lo completino in X. Voglio che fruiscano il blog e che stiano sul mio sito almeno 3 minuti a testa. Voglio che compilino il form di iscrizione, che ci richiedano un preventivo, che si iscrivano a un evento. E vogliamo sapere quanti, ma lo dobbiamo sapere prima, per poi andare a capire se abbiamo raggiunto o meno il nostro obiettivo. Perché non porsi obiettivi chiari è il modo migliore di non raggiungerli. Perché se io non so dove sto andando, ovviamente vado, magari in buon senso, vado anche discretamente, ma posso andare molto meglio avendo una direzione chiara e precisa. Per quanto riguarda il tasso di conversione, è facilmente calcolabile il numero di utenti che hanno completato l'azione che io mi sono posto come obiettivo, fratto l'email che è recapitato. Ovviamente il per cento, così ce l'ho già in percentuale. Quindi sostanzialmente se, che ne so, ho come obiettivo l'acquisto del tal prodotto sul sito, sono il numero di utenti che hanno comprato il prodotto X di interesse fratto coloro che hanno avuto l'email diciamo, nella inbox. Per quanto riguarda la misura del ritorno di investimento, noi alla fine, comunque, anche se vogliamo delle cose che possono essere un acquisto o che possono essere la fruizione di un blog, abbiamo sempre il fatturato come obiettivo. Quindi, sostanzialmente, per calcolare il ritorno di investimento, dobbiamo semplicemente andare a vedere quali sono i proventi che derivano dalla campagna email.
Nel caso di acquisti è facile perché è fatturato, mentre nel caso di fruizione dobbiamo quantificare la fruizione, cioè se per me una fruizione, un lead vale 10 euro, quindi la raccolta di un nominativo vale 10 euro, è 10 euro per il numero di nominativi che abbiamo ottenuto, meno il costo della campagna, quindi fratto il costo ovviamente della campagna. Mi raccomando, nel costo della campagna mettete tutto, il costo della piattaforma, del copy, dell'art e di quello che ovviamente avete investito per pianificarlo. Tenete conto che l'email marketing è uno dei canali che ha un ritorno dell'investimento più alto in assoluto, che in media è il 400%. E questo perché? Perché oggettivamente costa molto poco e ha una capacità di penetrazione incredibile. Quindi mi raccomando, utilizzatelo al meglio. Per quanto riguarda poi la questione, oltre degli obiettivi in generale, mi raccomando, voi dovete sempre avere gli obiettivi chiari in testa e andare a monitorare puntualmente quello che è stato fatto. Quello di cui ci accorgiamo molto spesso che è la sensazione delle aziende di aver finalizzato l'attività una volta che è stato inviato il messaggio, cioè ho fatto, ma non è quello. Tutta la parte di monitoraggio, di comprensione del fenomeno è da un valore incredibile, quindi mi raccomando, fatelo con cognizione di causa. Poi, vabbè, di domande ne avremo veramente tantissime e mi rendo conto che ne abbiamo tante noi e voi ne avete ancora di più. Sostanzialmente, se abbiamo degli alert, e diciamo, magari di confronto con gli altri settori che sono sugli attivi o sui molto attivi, potrebbe essere che la nostra base di dati magari non sia vecchia, non la stiamo profilando correttamente, per cui stiamo mandando contenuti non pertinenti, possiamo avere alert sugli inattivi. E a quel punto magari converrebbe impostare una campagna di re-engagement, oppure abbiamo degli abusi segnalati, quindi anche lì possiamo farci delle domande. Abbiamo tanti disiscritti, abbiamo tanti non validi, allora cioè, magari sono andati in fiera, ho raccolto i dati in qualche modo, come lo stiamo raccogliendo il dato. I sospesi, quindi tutti quelli che poi non hanno magari capito che devono confermare l'iscrizione. Insomma, tante domande che possiamo farci a seconda degli alert che compaiono. E a questo punto, finalmente, abbiamo gli ultimi 9 minuti di domande. Saremo velocissimi. Ok, vi chiediamo un attimo per poter leggere le domande, sono tantissime, quindi probabilmente non riusciremo a rispondere a tutte, vi chiediamo già scusa. Volevo rispondere a una prima, che è se queste slide e la registrazione saranno disponibili, sì, verranno caricate nell'area risorse del sito di MailUp, quindi non temete, potrete risentire e rivedere le slide anche in seguito. Ok, partiamo con la prima domanda. Era Paola e chiedeva che cos'è l'osservatorio. Forse prima ne abbiamo citato, non abbiamo spiegato cos'è, vale la pena spendere due parole. Allora, l'osservatorio è un documento di analisi statistica fatto su un campione dei nostri invii, su un campione molto esteso, e dà una serie di metriche di riferimento che rappresentano le performance, le modalità di invio dei nostri clienti. E sostanzialmente è molto utile perché racchiude le metriche che abbiamo visto e dà la possibilità di andare a fare un confronto puntuale con i propri competitor, in più aggiornato e con tanti spunti di riflessione per arrivare a un livello di
competenza e conoscenza più esteso, che non si riferisce solo al proprio invio, ma si arricchisce anche dell'esperienza altrui. Ok, Gianmario chiede se può contattarci anche a distanza da questo webinar per le consulenze di cui abbiamo parlato poco fa, quindi le tre opzioni. Certo, assolutamente. Fra l'altro, offriamo consulenze in tutti gli ambiti, però ovviamente devono essere contestualizzate alla vostra situazione, cioè non come per le comunicazioni, non c'è una ricetta valida per tutti, cioè le linee guida sono condivise, però a seconda della situazione aziendale bisogna valutare le performance pregresse e poi impostare un piano di interventi per andare a massimizzare le performance. Fra l'altro, ci scusiamo se tutti coloro che hanno chiesto ma lavoro in quest'ambito e ho questo CTR, CTOR, open rate, ma giusto sono sbagliato. Allora, innanzitutto vi invitiamo ad andare sul nostro sito e a scaricarvi perlomeno l'osservatorio dell'anno precedente per andare a confrontarvi con il vostro ambito, così lì avete la vostra situazione. Per il resto, ripeto, fare delle medie su situazioni molto diverse l'una dalle altre dà un'informazione che può essere fuorviante. Se io in media sono un po' a Brescia e un po' a Torino, magari in media sembrerebbe che io stia a Milano, però in realtà sono a Brescia e a Torino. A volte la media come indicatore è un indicatore fuorviante e soprattutto se andiamo a considerare ambiti situazioni totalmente diverse, per cui vi invito a calare il confronto con la vostra realtà. Anna chiede se è corretto fare un A/B test su più variabili. Ora l'abbiamo accennato prima, forse vale la pena ripeterlo brevemente. Per quanto ci riguarda, il consiglio è influenzare un fattore e misurarlo, un altro fattore e misurarlo. Mi rendo conto che a volte magari la calendarizzazione dei vostri contenuti non ve lo consente o vi richiede troppo tempo. Nel caso in cui non abbiate la possibilità di fare interventi ripetuti, vi consiglieremmo di andare sulla cosa che ha più peso per sistemare la difficoltà che avete in quel momento o per ottimizzare la performance che avete in quel momento. Per cui un intervento unico alla volta sulla dimensione che ha più peso. Ok, Atena chiede dove si possono vedere le zone più cliccate e viste nelle email. Allora, in piattaforma, nella parte statistiche, o si clicca sul menu azioni di destra e quindi si va a vedere le statistiche del messaggio email selezionando prima l'email, oppure comunque tutte le email, tutti i messaggi e clic. A quel punto si può andare sotto e vedere l'email, che la preview con le zone come era stato mostrato nell'immagine prima. Ok, allora c'è la domanda sui migliori giorni di invio e i migliori orari. Questa è una domanda che è un evergreen, cioè fate ogni volta che facciamo un webinar di questo tipo ed è una domanda bellissima oggettivamente che ci facciamo anche noi quando mandiamo le nostre comunicazioni. Anche qui se vi dicessi martedì alle 18 vi direi un'idiozia perché se magari mi occupo di giochi o di eventi di divertimento che magari si svolgono nel fine settimana, ho un tipo di calendarizzazione. Se comunico alle aziende, se mando in un giorno che è festivo, ovviamente facilmente, poi non è detto perché ci sono anche situazioni strane, i giorni feriali sono quelli più interessanti. Diciamo che la piattaforma vi dà la possibilità di andare a vedere quali sono i giorni buoni e pessimi sulla base dei vostri invii generali. Ciò non toglie che capendo quali sono i giorni migliori e capendo il delay, cioè la distanza con cui i vostri destinatari agiscono rispetto alle vostre email, potete andare a tarare le vostre comunicazioni. Fra l'altro noi in questo supportiamo nelle analisi ed è una cosa che facciamo sempre con molto piacere. E quindi possiamo capire il giorno giusto per voi. La ricetta a priori anche in questo caso non c'è, però sicuramente in piattaforma trovate alcune indicazioni. Poi possiamo fare degli insight specifici, ovviamente a richiesta. Rispondo a Stefania se c'è una posizione ideale in cui inserire la call to action in un'email. Ci sono vari studi, c'è chi propone di fare la piramide invertita e quindi metterlo sotto la base. Sicuramente, dato il numero di visualizzazioni da mobile, è meglio che sia nel primo scroll.
Quindi che se è un'email molto lunga che non vada troppo sotto, perché non è detto che le persone che fruiscono facciano diversi scroll. Quindi sicuramente una call to action principale prima nella prima sezione. Abbiamo fatto poco tempo fa un webinar sull'email design, quindi nell'area di risorse potete andare a vedere di seguirlo, e avevamo creato per l'appunto un'email con i colori primari e secondari per le varie call to action. Un'ultima domanda, ma non è già automatico l'adattamento su mobile? Allora, in realtà abbiamo la possibilità di fare dei template con B, e B di per sé costruisce struttura template responsive, per cui se state usando B sicuramente avete la garanzia che il contenuto che voi andate a posizionare sia responsive. Se invece utilizzate template strutturati da voi, dipende da come sono stati costruiti. Per cui magari a volte possono essere adattivi e rimpicciolirsi, ma non responsive. Quindi dovete capire che tipo di template state usando. Ok, siamo arrivati alla conclusione. Ci dispiace se non siamo riusciti a rispondere a tutti quanti. Vi ringraziamo Vi perché siete ringraziamo stati molto tantissimo. partecipi. Cercheremo di farvi ricontattare al più presto per chi ha scritto in chat e ha chiesto di essere ricontattato. Grazie mille per l'attenzione e a presto. Ciao ciao!